Le alte temperature e la mancanza di pioggia viste nel periodo estivo sono destinate a perdurare anche nelle prossime settimane. La previsione del consorzio LAMMA, l'analisi dei dati dall'inizio del 2022 sino al mese di settembre, anche per la provincia di Pistoia, documentano un forte calo delle piogge. Per avere un'idea di ciò che è successo nella zona di Pistoia, possiamo osservare questo grafico che vado a spiegare velocemente. La linea grigia è quanto è normalmente atteso di pioggia fino al 30 di settembre. La linea nera invece è quanto è realmente piovuto fino al 30 di settembre 2022. Ecco che lo scarto tra la linea grigia e la linea nera fa vedere sostanzialmente il deficit di pioggia che c'è nella zona di Pistoia, che è pari grosso modo al 37%. A settembre è piovuto tanto sul centro-sud, soprattutto Siena, Grosseto, è piovuto poco tra le province di Massa Lucca, Pistoia e parte della provincia di Pisa anche. Per la prossima settimana si preannunciano poi ancora alte temperature. Questa è alle mie spalle, è la previsione per la temperatura per la prossima settimana. Anche qua i colori caldi indicano ovviamente l'afflusso di aria calda dai settori nord-occidentali delle coste del Nord Africa verso l'Europa. Questo significa che sostanzialmente si configura un periodo piuttosto caldo, non solo per la penisola italiana, ma anche per buona parte dell'Europa. Attese possibili temperature superiori ai 30, anche 35 gradi in Spagna, fino a 30 gradi in Francia. È chiaro che queste sono temperature estive più che autunnali. Per quanto riguarda invece il fronte delle precipitazioni, questo sempre per la prossima settimana, non sono attese precipitazioni su tutto il bacino del Mediterraneo e nuovamente, andando un'occhiata un po' più a lungo termine, quindi pertanto per il mese di novembre, la prima metà del mese di novembre, di nuovo scarsità di precipitazioni sul bacino del Mediterraneo e temperature ancora alte, soprattutto sulla Italia centro-settentrionale, che è quella peraltro che è stata caratterizzata negli ultimi 10-12 mesi da severi problemi di siccità.